e torniamo in sala giochi. Un brindisi all'ennesimo gioco di merda. E dicevamo grappino, perché si parla di montagna. Ci sta bene, ci sta bene. Allora, parliamo in questo caso del mitico Ski Region Simulator. Quindi stiamo parlando 20... di simulatore di Super G. No. Slalom. Neanche. Salto dal trampolino, quello freestyle. No, vai... come hanno suggerito anche in regia, un simulatore di ski lift. Ski sincronia, no? Ma di colui, anzi di Gatto nelle Nevi, possiamo chiamarlo. Un simulatore di Gatto nelle, quelli che vanno a battere alla mattina, le piste alla che mattina. Vanno a battere. hai chiamato me, si va a battere, vieni qua. La cosa che mi faceva più ridere di tutti è che c'è questa musichetta, no? Che loro sentono meglio. Loro sentono meglio, noi sentiamo basso. E questa musica è anche abbastanza dischitarrata, un po' roccheggiante. Addirittura. Con questo sfondo completamente invece statico. Nelle opzioni puoi scegliere. Non puoi levare la musica, puoi solo levare il volume in toto. Non puoi levare solo la musica. Ah, cioè sono insieme sia effetti sonori. Ti devi tenere la musica. Ma scusa, durante il gioco l'hai già provato? No, tu? No, non l'ha mai fatto partire. Non hai avuto il coraggio. Vai, ti lascio a te. Carriera. Vai, sì. Facciamo la ovviamente carriera. Il gioco è solo PC su Steam. Qui cominciamo dando l'inizio. Cioè, facciamo un contratto col proprietario, diamo già la nostra lettera di dimissione. Un assegno in bianco. Non so come funziona a livello contrattuale. Ti chiede, scegli uno slot salvataggio. Quale elemento vuoi? Il casco, mi lo scarpone. Mi piace la funivia lì sotto. La funivia. Vai. C'ha un rapporto di sì, velocità che non ha senso. Era come quell'altro che avevamo fatto. Ma non si può fare niente per questa cosa? No. Metti normale, dai. Normale? Sì, sì, vai, normale. Ah, va, veramente. Tu già hai un problema grave col mouse. Ah, vedi, dobbiamo anche sbloccare. Mantieni gestisci questo vasto ski resort nelle Alpi Svizzere. Ah, ma quindi è un gestionale prigioniero? Generale, che vuol dire? Cioè, nel senso che gestisci tutto, dalla vendita delle patatine. Non lo so, sto vedendo con te. In realtà l'ha recensito anche Tagliaferri, se non ricordo male, sulle nostre pagine. E quindi con un bel voto. Che quindi andate a leggere la recensione, esatto, se volete capire di che gioco si tratta. Noi lo vediamo qua la prima volta. Esatto. Anche un caricamento veloce. Ricordiamo che questo PC, comunque, un PC anche abbastanza avanguardia. Secondo me adesso crasha e quindi finisce la gioia, secondo me. Vai, start, spingi start. Ma perché non è andato da solo? Non lo so. Perché pensavi magari potessi fare altro. Non me ne sarei mai accorto. Magari su un 486 ci mettevo un'ora a caricare, quindi potevi fare altro. Eccolo qui. Allora, come facciamo? Dividiamo sempre i compiti. Allora, intanto cosa siamo? Siamo a piedi, probabilmente. Sono un pedone. Fermi, prova a cambiare subito. Aspetta. Benvenuto a Stuttgart. Come inizia? Siamo un manager. Siamo i manager. I punti interrogativi che roteano ci fanno vedere elementi speciali. Vai, spingi. Sì, ma qui... ce ne sono. Fatelo un po' più su, però. Fai vedere un po' più. Guardate il panorama. Qua? È un'alba, un tramonto. Siamo di fronte a una delle due stazioni di sci. Vedete che c'ha nostre queste qui sono. La seconda è sopra la seggiovia. Ok. Premi ESC per vedere tutta la mappa. Vediamo la mappa. Porca miseria, mappa importante. Quindi noi siamo qui all'8, probabilmente. No, perché siamo all'8? Perché è l'unico illuminato. Sì. Boh. Mettiamo. Clicca le piste. Leva le piste. Metti un'altra cosa che ci stanno. Le stazioni, sì, potremmo essere lì, hai ragione. Questi sono gli hotel. Ah, ma quindi ha un suo corpo, della felicità. No, quindi è un gestionale vero e proprio. È una minchiata tremenda. Vabbè, lasciamo il tempo così. Basta, esci, già mi ha rotto. Torniamo indietro. Andiamo a vedere le altre cose. Questo per gestire la stazione. R. Station boom. La vendiamo? No. I prezzi lasciamo. Mettiamo a 16, visto lui ci raccomanda di mettere a 16. Scusa, perché non spariamo 34 come sulle Alpi? No, perché... Non siamo le Alpi, no, ma sono cacchio di Alpi Svizzere. Poi sono in dollari, però. Appunto, sono Alpi Svizzere in dollari. Un 45 dollari. Dai, metti ok. Andiamo ma chi è che va a sciare a 16 dollari per quello schifo? Guarda, risponde al telefono, lei, guarda. Chiama... No, le Alpi Line. No, dei no, ok, metti okay. Okay. Ok. Questi sono i trucchetti, non ci interessano. Perché tanto noi... siamo già lì abituati. Allora, è aperta dalle 7 alle 22. Fuori questi tempi non potrai incontrare... ospiti sulle okay. piste. Ok, giriamo. Andiamo a prendere il Gatto delle Nevi, direi. Questo grande sei tutorial. Sicuro? Immagino di sì. Guarda, secondo me tu stai fraintendendo completamente il gioco. Cioè, che andiamo a vedere gli altri. Andiamo a vedere. Vai, sì, ma è una cosa così noiosa che facciamo step by step tutti gli int. Vabbè, ho capito, non lo conosco il gioco. Devo fare. È la prima pista. Devi utilizzare l'equipaggiamento, vedi, per metterla in buone condizioni. Altrimenti gli ospiti cominceranno a dire non vengo più qui a sciare da te. Quindi noi siamo il manager operaio che gestisce 12 hotel sulle piste e va a sbattere le mie è il presidente operaio come il tuo migliore uomo. Tra l'altro, visto che dice che se abbiamo la stazione sotto a valle a monte automaticamente abbiamo anche la pista. La pista. E come infatti noi abbiamo quelle due che abbiamo visto. Bravissimo. Vedi il display è dei gonfiabili, molto americano questa cosa dei gonfiabili. Ah, ci fa vedere lo stato della pista. Quindi questa è verde.
La barra sinistra si sì, stai leggendo anche per l'utente. E la barra, sto dicendo la condizione, no, facendo bla, 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 bla. La parte, la barra sinistra ti fa vedere quanta pista c'è, quanta neve c'era, e poi poi non sapremo più. Ma no, no, perché c'è ancora, perché gli altri sono ricomparsi. Allontanati un attimo. Allontanati. No, non sono ricomparso nessuno. Ma erano tutti là ancora, no, guardali. No, non ce ne sta nessuna, lei. Possiamo, no, guarda, anche guarda, guarda, guarda. Sto correndo, vado a vedere cosa. Non ce n'è nessuno. Guarda, sono tutti scomparsi. È rimasto solo per costruire. E... oh, arriva qualcuno. Andiamo a sentire. Hello! È macchina vuota, tra l'altro. C'è l'investito. Ma che è la frenata che ha fatto. È un'altra. Guarda, è pieno di gente. Beh, è sicuramente più avanzato tecnicamente. Gira, gira. Voglio andare a vedere... dell'ultimo gioco. Quello che avevamo visto. Che abbiamo, guarda, fatto. Laggiù warehouse. Laggiù c'è un simbolino, l'ho visto. Andiamola a vedere. Qui, qui. Non, no, c'è una bandiera svizzera. Sì, questo sarà un hotel. Non mi annoiare così. Ho capito, ma andiamo prima a vedere un attimo che dice questo. Hotel. Vedi? Gli hotel aumentano la quantità di visitatori. In maniera notevole. Sono costosi. E hanno high overhead. Che non so che significa. Acquista gli hotel solo se hai bisogno di persone aggiuntive. Eccolo qui, slope 8. Ah, ci hanno chiamato, hanno detto che attenzione che fa schifo la pista 8. Abbiamo un problema alla pista 8. Andiamo. Ok. Okay. Hire, no, perché assistente. Se vogliamo utilizzare un assistente che ci costa solo $20,000 assistente. Ma quanto è il nostro budget? Abbiamo budget? Sì, $199,000. Ah, abbiamo un sacco di soldi. Vogliamo comprare l'hotel? Compriamo a fondo l'hotel, pista, dai. Sì. Sì, dai, 6.000 al giorno. Al, vabbè, giorno? Sì. Prezzo metti medio. Fallo un po' costare, vai. Fallo un po' costare. No, metti sulla freccia, ovviamente. Oh, ok, però... normale. Gruppo giovani, no, mettiamo famiglia. No, perché i giovani fanno le feste. Allora, non single, le camere. Single ci sta bene. Scopano. Tipo non children friendly, ovviamente, no. Lo vogliamo gay Flop friendly. House. Gay friendly, direi. Party, middle class. Romance, single romance, se arrivano qua e magari si scoprono. Vai, ok. E mettiamo distributore di preservativi. Torniamo, gira, torniamo indietro. No, non qui. Ritorniamo sul gatto delle nevi. Non scatta per niente. Tra l'altro, guarda che texture che c'è su quella montagna lì. È una montagna fatta, l'ha fatta a torre, quella montagna lì giù. Non mi dà una grande impressione di fisica. Anche qua potevamo costruire, però. Costruire, no? Comprare. Sì, verde. Che cos'è questo? R, ogni stazione viene con una piccola estensione dove puoi costruire facility poco costose. Compriamola, vai. Vai, tanto non ci dice mai quanto costa. E poi dopo quindi. Probabilmente ecco. Ci dice cosa costruire. Ah, per le informazioni non ci interessa. Andiamo avanti. Neanche, a meno che mai, non vogliamo bambini. Perché i single non hanno figli. No, drag store alimentari può essere interessante. Vai avanti. Souvenir shop. Io direi il souvenir. Ok, vendiamo indietro. Ok. Vendiamo cioccolata a forma di. Metti sempre normale i prezzi. Ma non possiamo proporci sul mercato pensando di essere. Beh, siamo i migliori, Siamo i migliori. Andiamo a vedere. Andiamo a fare una foto. La smetti che. Aspetta. Oh, guarda, c'è la gente che sale, C'è la gente che salgono. C'è la gente che salgono. Ah, le nostre finanze sono ottime. Meno $47,000. Ma come? Okay. Sì. Abbiamo speso solo. Andiamo al gatto delle nevi, dai. Andiamo a mettere in condizioni. Ma tu sei sicuro che dobbiamo fare questo? C'era scritto lì, c'era scritto. Per me il gatto delle nevi non ce lo fa prendere. È una cosa che. Aspetta. Ho visto che prima c'era. No. Vai un attimo di là. Ah no, c'è un altro da comprare, no. Andiamo, certo che ce lo fa prendere, c'è anche i vari attrezzi. Ok. Devi montare la quale? Benza? Quale delle due? Quella davanti magari più comoda. Giusto? Che quella davanti? Non lo so. L'hai presa o no. Vai indietro? Ecco, l'ho attaccata. Ok. E adesso? Adesso? Vabbè, aspetta, prima falla scendere. Faccio scendere, cosa vuol dire? Metti avanti? No, non così, avanti. Abbassala, che cos'è messo in Ma non modo? Sono io, non faccio niente con quel la benda. Tasto, coi tasti. Vedi? No. Attento, mi fai sollevare tutto però. Ma questo però secondo me è per spostare. Questa è sbagliata, lei. Questa è per spostare. Fammi vedere davanti. Questa è per spostare la neve. Noi dobbiamo mettere l'aggancio quell'altro per appoggiare. Adesso. Quindi girati. Sganciamo. Lo metti davanti o dietro? Davanti, di solito i gattini nevi ce l'hanno sempre avanti. Questo secondo questo te è quello per fare le piste. Per appoggiare. Quindi sì, come hai fatto a montarlo? No, non l'ho proprio montato. Ah, lo devi agganciare bene addirittura? Sì. Con la Q. Ma in realtà qui sembra anche fatto bene. No, secondo me questo dovrebbe appoggiare sul sedere allora. Ah, allora è così intelligente che ci permette di montare entrambi, vuol dire allora. Perché effettivamente non avrebbe senso averlo di fronte magari? No, io avrei sempre messo di fronte, ecco. Ok, quindi le puoi montare entrambe? Sì, ma lo stai muovendo te, No, io non lo muovo, si è barcollato un attimo. Sempre tienilo premuto. Ah no, con V lo posso abbassare io. Okay. Tu comandi quello davanti, io comando quello dietro, vai, ti aggancio pure quello avanti. Ecco, qua. Ok, adesso andiamo su. Andiamo sulle piste. Da che cosa si capisce? Tipo là dove è blu? Dove il cielo è sempre più blu? Ah no, vedi? Cosa stai facendo? Sto battendo la pista, guarda lei.
Vai però, continua ad andare. Vado, salgo su? Stai. E però, aspetta, io... non mi hai fatto leggere però, scusami. Sì, però fammi abbassare. Ah no, ecco, ti posso far scegliere adesso, vedi, lo comando io. Con G scelgo quale usare, vedi? No, ma non serve che sposti la neve però. No, così fai mille te, le pietre, alza quel cazzo di coso, quelle pietre. Guarda il buco che ho fatto, no. Ma l'altro cosa fa? Produce neve? No, l'altro la appiattisce, che cazzo, non è mai sciato. Scusami una cosa, ma di questo passo ci mettiamo 6 giorni a appiattire tutta la pista. Beh, è il lavoro di quelli che fanno le piste, scusa. Questo è blu, significa qualcosa? È tipo che un grado, schifo, sì, un grado esatto, inferiore. Deve diventare verde. E come fai a farlo diventare verde? Facendo questo. Ma dov'è che vedi che non è... Aspetta, tipo, fammi vedere. Tu vuoi fare questo corridoio? Fammi vedere. Cosa vuoi vedere? È un corridoio stai facendo. Che cosa dice? Vedi, blu, non so che significa quel blu lì. Ci siamo persi prima la spiegazione iniziale che diceva i due indicatori. Comunque questo sicuramente va ancora sistemato, Ale. Allora, cosa facciamo? Mettiamo in pausa la registrazione e torniamo online fra no. un'oretta e mezza? Ma perché, scusa, stiamo facendo una pista? Che emozione! Come che emozione? Ma sei stato quando vai a sciare? Ma perché non la fai tutta? Cioè, la sto facendo tutta. No, tu stai facendo un corridoio dentro la pista, devi... Ma di solito è così che funziona quando no, ci sono tanti soldi loro per fare la piste. No. Ma c'è anche qualcuno che scende giù con la seggiovia? E adesso? Volevo vedere gli altri, aspetta, scendo un attimo. Andiamo a vedere, no, fammi vedere questi qua. Ogni stazione offre sempre varie facilities da costruire e configurare, dagli elicotteri, dagli helipad fino ai cosi dove mangiare. Qua potremmo costruirci un coso per mangiare, però effettivamente. Non abbiamo più soldi. Come no? Ci abbiamo $52,000. Ma siamo già a meno 50,000 del coso? Alza il prezzo. Ancora? Ma me l'hai fatto settare prima? No, questa è della seggiovia, ok? Ok, 18 sì, volevi. Sì. Okay. Ma stiamo incassando qualcosa? Fammi vedere di qua. Stiamo incassando un sacco di soldi, Ale. Però là, gli sciatori che vengono giù mi mettono sempre grande serenità. Costruiamo qualcosa? Una dependance? Vai. Costruisci? No, vai. Cibo? Ci mettiamo una baita per mangiare? Tirento. No, Fittoci non ha senso. Poi, a metà pista. La stazione del tempo, ancora meno. Un chioschetto? Schifatrodo, non puntiamo sulla sicurezza? Ma, no, ma chi ce ne frega se secondo cazzo male, ce ne frega? Scuola, no, è per i bambini. Ma a metà pista? Ma è la scuola di cibo? No, a terra deve stare. Vai, cibo. Tu okay. Vuoi fare magna. E metti anche un prezzo normal, anzi AIG, però non fast food, ma fai qualcosa figo. No, neanche. Caviale? Facciamo che si mangi solo caviale, va. Guarda che ci ha pure fatto vedere che abbiamo costruito. Si vede proprio tipico da caviale, questo qui. Guarda, ci sono le salsicce di caviale. Bidimensionale, tra l'altro. Ci sono guarda. Gli hamburger di caviale, ci sono le lattine di caviale e la pizza di caviale. Mamma mia. E aspetta, volevo... fammi ritornare un attimo. Io non capisco, fammi vedere un attimo. Mi prometti una cosa? 4, che il prossimo sarà un gioco dove si fa qualcosa. Gira, andiamo a riprendere il nostro caffè. Ma guarda che qua si fa tantissimo, Alessio, come fai a non rendersene conto? Io vorrei vedere un long play di questa roba, veramente. Andiamo a fare questa pista che la vedo un po' più da una persona competente. Tra l'altro c'è il sole, non so se hai visto. Cosa faccio? Spostiamo un po' di neve, mettiamo un po' di neve all'interno? No, la neve sta bene, Ale. Pieno, non la vedi super innevata. No, ma fammi vedere davanti. Volevo vedere se avevi pareggiato anche fuori pista. Ma non penso che tu possa andare mentre la gente scende. Ma come no? Oh, c'è sempre quel problema della fisica lì. Attraverso. Ma cosa c'è? Guarda dietro se stiamo lasciando i buchi. No, non sono buchi, che nel bordo lo fa sempre un po' cagare. Cioè è fatto così in pratica. Sì. Secondo me sono pietre, No, la texture un po' di merda. Ma perché vorresti fare le piste mentre... Comodo farmi comandare al contrario, Ma però non ha senso questa cosa perché? Che tu stai facendo? Come fai a valutare se effettivamente stai facendo bene o no? E come no? Guarda, se vedi sopra me lo dice che sto facendo bene. Dove, come, cioè? 0,4? È 0,4 con la lineetta blu, scusa. Perché ridi? È il linguaggio internazionale per dire che stai facendo bene. Ma tra l'altro, guarda, gli sciatori che passano in mezzo è fantastico, Hanno una fisica, tra l'altro, gli sciatori che è fuori di testa. Scusa, ma noi possiamo valutare un attimino se qualcuno sta venendo come nel nostro albergo? Gente. Ma è pieno di gente che... Partono e hanno pagato il ticket, ma vanno via stasera e non dormono nel nostro albergo. Possiamo vedere, questa è la mappa, non ci interessa molto il tempo, che dà ancora bel tempo. 9 veicoli. Ma scusa, ma questo era un lavoro che doveva fare stanotte, non lo possiamo fare di non giorno. Non ci sta la notte, business. Ha detto che fino alle 22:30 ci sta. Poi e dopo non c'è la gente e noi andiamo a battere le piste. Non ci ho pensato, è vero. Però adesso che facciamo, scusa, altrimenti... Andiamo a comprare, questo. Andiamo a basta, settare... Basta, abbiamo finito i soldi, Ale. 31.000. Scusa, vediamo un attimo le piste. Noi siamo la 8, no? Esatto. Cliccaci sopra, fammi vedere. No, 14. Non vuoi, tu non vuoi pagare gente? Ma no, ma che facciamo? 14.000, non ci avremo tutti questi soldi. Fammi vedere un attimo sopra senza cliccare. Ah no, non mi dice, ok.
No, scusa, rimetti un attimo. Ma scusa, ma l'abbiamo metti spostato. Il interrogativo? Questo non è. Questo è il gatto delle nevi, l'otto. Noi stiamo lì, stiamo. Esatto, ma 8 è la pista o il gatto è la pista, il numero della pista? Certo, per la pista. Fammi vedere un po'. No, ma noi siamo sulla 4, mo che ci penso. No. Perché prima sì, il numero 04 era la pista. Non è possibile. Questo l'abbiamo spostato. L'abbiamo fatto qui subito e siamo saliti fino sopra. Adesso stiamo facendo qua sopra. Guarda, stiamo andando sopra. Quindi siamo, stiamo facendo la rossa. Sì, ma siamo che non è nostra. Esatto, stiamo lavorando per qualcun altro. Fammi vedere un attimo le stazioni. Che cosa dice? Vai sopra. Andiamo a comprare questa stazione. Vai sopra solo un attimo. No, che qui simboli vicino. West Matte. Facility Small Extension. Ah, questo vedo che ci abbiamo montato. Fammi vedere ancora avanti. Dove avanti? Fra le freccette. Potenza non ci interessano, anche se ce l'abbiamo, può, uno, guarda, può... ce l'abbiamo uno comprato, eh. Questo qua è nostro. È sicuro, è nostro. Vai avanti. Statistiche. Ah, statistiche però sono cresciuti, Un botto di gente? Sì, 12 persone, cioè, oggi. Sono cresciuti, sono partiti. 12 persone, vai avanti. Abbiamo fatto un sacco di soldi. Abbiamo speso 50.000, abbiamo incassato... No, veramente abbiamo speso quasi 200.000. Vai avanti ancora. Volevo vedere, se metti il punto interrogativo là sopra. Volevo capire. Display, Ah, vedi, due barre. No, allora, voglio che leggi. Io... Il display mostra tutte le piste che ci sono e quelle che abbiamo sono sottolineate, insomma, sono lampeggianti, sono luminose. Due indicatori mostrano le condizioni di ogni pista. Quella più in alto rappresenta quanta neve c'è, che infatti sta al massimo. È abbastanza coperta. Quella più in basso dice quanto è sistemata la pista. Ok, quello più in quindi basso. Possiamo al massimo a vedere che è perfetta. Quindi possiamo tornare giù a vedere. Nel tempo, vedi, si rovinano entrambi perché la neve si squaglia e si rovina la pista. Partiamo dal presupposto che quello che hai fatto adesso era totalmente inutile. No, perché guarda, infatti l'ho fatta migliorare un pochettino la 8. Vedi, sotto la barra sotto è un po' migliorata. Adesso ritorniamo indietro, infatti, perché noi stiamo vedendo la 4. Questa è, vedi, la pista 4. Questa è sbagliata. Quindi adesso torniamo giù. Anzi, bucagliela. Buttagli giù il coso, fagli venire i sassi. No, ma perché non è nostra. È la prossima che compriamo. Vabbè, ma non è nostra, fai bucala proprio. No, mi devi dare. Okay, ecco, così, distruggila. Aspetta, che sollevo quello perché gli devo lasciare proprio che te fa schifo. Che te fa schifo. Perché non me la fa vedere? Non me la solleva? Aspetta, no, fammi cambiare. Com'era per cambiare? Ecco, così. Vai. E adesso io devo Eccola fare. Eccola qua. Vai. Deve rimanere proprio. Devono sciare sui sassi. Proprio. Stiamo sbandando, non riesco a controllarlo. Non riesco a controllarlo. Perché ho la benda troppo giù? Sì, stai tirando su. Ce l'avevi troppo tirata giù. No, me la devi cambiare. Perché non riesci a comandare? No, è quella davanti. Questa te l'ho cambiata. Dai, ti prego. Te l'ho cambiata. Sì, ho capito. Sei sicuro? Sì. Certo che sì. Questi ma stai fermo un secondo. Alzala. Alleluia. Ok, adesso riesci ad andare? No, no, perché c'è stato un problema gravissimo. Ecco. Perché puoi passare attraverso tutto tranne che alla rete, quelle di sicurezza. Reti, quindi fammela abbassare. Poco. Basta. No, ancora. Devo bucare, esatto. Ma non diventa più controllabile poi. Quando gliela buchiamo. Slitta tutta, guarda. Ok, io te la alzo e te la abbasso in continuazione. Ce la fai? Sì, però alzami un po'. Ma adesso stai andando bene? Sì, adesso sì. Ok. Gli devo rovinare sta pista, Ale! No, ma lo capisco, ma perché diventa inguidabile? Perché fa perno! Ho capito, ma non è la realtà dei fatti, però, questa cosa qui. No, più che altro mi chiedo... No, ma perché... C'è stato un incidente? Allora... Uso il rescue set per trasportare la persona. Dobbiamo prendere un coso per trasportare la persona all'elica. E dove lo prendiamo? Vai, accetta. Devi portare un rescue stretcher al puntino per rampeggiante. E da dove si prende il rescue set? Trasporto di persone grosse... Devi leggere lo so. Ci sta scritto che devi guidare sto coso di salvataggio verso al coso che lampeggia. Che probabilmente è un gatto delle nevi attrezzato. Sì, evidentemente ci sarà una cosa fatta apposta. E dopodiché lo puoi prendere o devi portare a dove decollano. Mi alzi la benna? Ecco, andiamo così, fa niente che non gliela buchiamo, va. 9 tasto 9. Ah, serve per vedere meglio. Però quello non è il problema nostro. Però scusa, non so come facciamo a prendere il tizio. Intanto vai verso. Se mi fa vedere. Ma aspetta, dici che quello lì verde è quello che dobbiamo prendere, il mezzo di trasporto, o la no, persona che sta la soffrendo? Persona che sta soffrendo. Andiamo a prendere Schumacher. Che cattiveria. Il problema è che non so se lo possiamo prendere con questo. Abbassa il dietro. Sì, abbassa il dietro. Intanto facciamo la pista. Ah, perché questa è la nostra. Non si abbassa. Non fa niente. Vai, abbassa adesso. No, stai abbassando il davanti. Vai adesso. No, aspetta, posso farlo solo io, mi sa? Sì. Vai. Ok. Almeno tanto facciamo la pista. Eccolo lì giù lo sciatore, lo vedi? Lo possiamo portare giù con la benda. Proviamo.
Non so cosa si può prendere. Intanto sto prendendo la pista che è incredibile. Ma nel tempo che noi lo salviamo, questo. Aspetta. Questa non ha funzionato granché. Servirebbe, forse serve veramente questo attrezzo diverso per prenderlo. Che però noi non sappiamo dove sta. Come si prende, mannaggia. Ci abbiamo proprio poco tempo. Andiamo a vedere, forse sta giù a terra. Andiamo a vedere se sta a terra. Quanto manca? 10 minuti e mezzo. Prima che muoia? No, 10 minuti e mezzo alla fine della sessione di gioco. No, 10 minuti e mezzo a lui. Okay. Prima che muoia lui. Tanto guarda qua, ti sto a fare veramente una pista. Come non se ne vedevano. Cioè, mi piacerebbe sci a me su una pista fatta in questo modo. L'unica, però è veramente bella quella texture qui tutta righellata. È vero, come nelle piste. Sì. Quindi andiamo a vedere il nostro set di salvataggio. Ok. Ma scusa, perché non ci Andiamola ha detto su. Dov'è? Dai, scendi da sto coso che non ci muoviamo. Con una lentezza disarmante. Il problema è che non sappiamo dove si comprano gli attrezzi. Aspetta, vediamo se sulla mappa totale si può vedere. 9. Là si fa benzina. Ah, si sta, guarda, ci sta un coso. L'ho visto adesso. Però secondo me camminiamo. Donna, lo shopping? Sì, lo vedi, sta al centro il carrello. Ho capito, ma ci vuole un'oretta e mezza. No, ma prima correvi, tira via la mappa magari. Sto correndo. Ma magari se tiri via la mappa corri di più. Prima correvi molto di più. No, guarda, così è normale, così è correndo. No, non è cambiato niente. Tira via la mappa. No, guarda che è cambiato. Scusa, così sto correndo. Così sto andando normale, okay. Che è diverso parecchio. La mappa non so come si toglie, perché con 9 cambia solo. Possiamo rubare la macchina al tipo? No, ma secondo me facciamo più veloci con la cosa, Ma te sei sicuro che lo vendano il kit? No. Ma soprattutto andare. Perché non abbiamo un kit? Cos'è un kit? Un kit di salvataggio? Perché evidentemente noi siamo quelli che fanno spazzaneve, mica salva la gente. Allora perché chiedono a destra, perché vedi dove sta. Ma non c'è l'eli soccorso, quelle robe lì? E lo dobbiamo portare all'eli soccorso. Lo dobbiamo accompagnare? Sì, fino all'eli soccorso. Ma tra 8 minuti è morto. Ci vediamo un grappino. Siamo a metà pista. Deve essere bello per chi guarda questa super di qui. Guarda questa sala giochi, Guarda, no, c'è il lago, c'è il lago. Ghiacciato, non è ghiacciato, è vero. Non è ghiacciato. C'è una grafica incredibile, ha di una staticità. Ecco l'elicottero. Dove? Ma non sappiamo se sarà sicuramente. Questo mi sa un elicottero militare che non fa rumore, senti no. Stealth. Esatto, siamo arrivati. Saluta Long John. Posso scommettere un testicolo che non venderanno il kit per Proviamo, me. Vediamo. Ma pensa se lo vendono. Guarda lì giù. Tra l'altro, se non abbiamo i soldi, il bancomat no, stava. No, hai i soldi per comprare un kit, ce l'abbiamo. Bancomat stava. Perché di tu là, hai visto il bancomat? Cosa era? Quello di prima che ci dava il borro. Qua, shopping. Leggi che ci sta scritto. E prepariamoci ad eliminare il testicolo di Pianesani. Vai, che qua è il momento giusto per toglierci un testicolo. Vai. Compra. Activate shop. Allora. Pizza and Bully. No. Grumar. Snowblade. No, non voglio. No. Non vehicles. Metti così. No, a noi serve un veicolo. No, perché si attacca dietro, secondo me. Ma che? Ci serve il cazzo delle nevi. Questi. Ah, pure, vedi, stanno pure i cosi? Gli spara neve. Sì, vedi, questo. Rescue stretcher. Ok, ma if you want to... Vai. Puoi attaccare a un gatto delle nevi. Vai. Compra. Ok. Comprato. Poi. Back. Ma il nostro non è lo snowmobile. Dobbiamo comprarlo, lo snowmobile. Come non è uno snowmobile il nostro? Vai ti veicoli. Secondo me è questo. No, aspetta, quelli c'è. Sono. Vai giù. Esatto. Giù? No. Ah, no, qui non. No, sono tutti la stessa cosa. Vai giù, sono solamente. Questo! Ah, un snowmobile. Sì, cazzo, non abbiamo i soldi. No, muore. E adesso come facciamo? Vendiamo qualcosa. Come facciamo a vendere? Vendiamo qualcosa? Un albergo. Vediamo se possiamo prendere dei soldi. Esci? Se c'è un bancomat qua di fianco. C'è un bancomat. Andiamo a vedere se c'è un bancomat. Tra l'altro, sta là il nostro coso. Girati, voglio vedere se c'è un bancomat. Guarda la mappa, scusa. Ci stiamo sulla mappa. Ale, girati. Quello la verde. C'era un bancomat, cazzo, prima. E dove c'è il telefono, il bancomat? No. Sì, dov'è il telefono? No, non lo so. Sì, era dove era il telefono. Ah, no, lì. Bancomat, dove c'è la macchinetta fotografica. Cash. Eccola qua. Ok, difficile via. Sto gioco, Borrow 5.000, vai. Ma non sono sufficienti 5.000? No, prendine un po'. E tanto ci colpi 5.000. Vai, ancora? Ancora? Ne posso prendere un botto, tanto giochiamo una volta. Vai, basta. Vabbè, basta. Basta, possiamo prendere massimo 200.000, ok. Andiamo a prendere lo snowmobile. Entriamo da qua. Abbiamo 6 minuti. Quale beh, però le porte che si aprono elettricamente è un tocco di classe. Ma poi questi cerchi fatti... I simbolini che sono tutti super squadrati. No, prendi la prima. Vuoi l'intero tu? No, la prendi la prima. Cioè, in economia? Sì, beh, per forza. Ok. Possiamo esagerare. Back. Adesso usciamo. Noi usciamo di là e dovremo trovare tutta la nostra roba. Eccola lì, guardala. Ok, come le attacchiamo? Come prima proviamo, quando... sì. Vai. Ok, grandissimo! Vai, attaccati.
Grande! Vai, vai! La metti in palatura, che dici? Guarda là che botta che gli ho tirato! Cioè, in realtà salvi uno, però hai creato un incidente. Però intanto non so se hai visto che potenza è che c'ha questa. Mi metti dritto! Io sono dritto, sei tu che stai andando storto. Ale, quanto manca? Quanto manca? Pochissimo, 5 minuti ci abbiamo. No, 5 minuti a questa velocità. Ci abbiamo manco un'altra benzina. Ah, sì, 55 galloni. Sei sicuro che non avessimo bisogno di nient'altro? No, basta questo. E poi ci dirà dopo dove lo dobbiamo portare. All'helipad. Che sappiamo dov'è? Ancora no. Di no. Andiamo, andiamo. Qua bisogna correre, Ale, perché non ce la facciamo altrimenti, eh. Ci dà anche $4,000 se riusciamo a salvarlo in tempo, eh. Ci ripaghiamo quasi. Vabbè, il cosettino dietro. Il cosettino dietro. Dai, ci hai preso gusto. Ma è incredibile comunque, eh. Lei hai visto, senza proprio colpo ferire, come ci piace dire ultimamente. Grande passaggio. Dov'è il al tipo? Limite. È morto? No, è qua, è qua, è qua, qua ci sei quasi. Sulla destra. Eccolo lì. Grande. Passa di sopra con grandissima serenità. Grande! Ecco, adesso dove sta l'helipad? Grande! Però? Ah, guarda, mi è venuto il cerchietto lì sotto, lo vedi? Sì, vai, 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 2000. Scusa, ma puoi cambiare inquadratura? Ecco, sì, guarda. No, questo lo sto facendo io. Quello, Ti piace di più? Sì, sì, tantissimo. Stai rovinando la pista che avevi pulito prima. Ah, sì, perché la rovino quando passo? No. Allora, perché dice questo? Perché la stavi rovinando. Guarda, guarda, ci sta pure il salto qui, eh. Ci sta pure il salto. Ma scusa, ma... Perché ridi? Perché... Grandissimo. Grande. Vediamo partire un elicottero, non gli frega niente a nessuno. No, non credo. Spingi. Ah no, 2420. No, c'è un sacco di... No, 4000 più 2004 perché siamo stati velocissimi. Velocissimi. Ma ha dato il bonus del tempo. Ha detto, siccome sei un campione di incassi... Ok, adesso? Adesso torniamo a fare il nostro lavoro, Ale. Stavamo facendo questo era il picco del questo è il diciamo il twist di gameplay e adesso torniamo a fare la nostra pista. Anche qua salteranno fuori gli zombie più prima o poi. No, purtroppo no, qui no. Scendi. Ma perché facciamo tutto noi? Non esiste la specializzazione. Sì, devi pagare, c'era scritto, ma a noi non ci interessa pagare. Noi facciamo tutto. Quindi adesso? Adesso ritorniamo a fare il nostro lavoro di delle piste. Scusa, andiamo. Sali su, fammi vedere. Andiamo a comprare una guarda, pista. Guarda, vedi come sta meglio? Sì, allora ricordami, la prima barra significa? La prima è qua com'è la neve. Ok. Quanta neve c'è? Cioè. La seconda com'è? Ok, quindi non va bene, continua a battere. Sto battendo, infatti, sono ritornato qua su appunto per battere. Guarda che lavoro. Che lavoro, mamma mia. Però non mi fai vedere come sta andando, però, Cioè, ma stai guardando che pista che ti sto a fa'? Però lascia anche delle cacchette nere di roccia. C'è un po' di roccia lì. Passa un po' più vicino. Perché è quando curvi che lasci quelle vedi? Quando sbarri un po'. È vero. Quasi ipnotico. Riesce più. Cioè, più che altro non è nient'altro che ipnotico, questo è il problema. Comunque, aspetta, le super dirette generalmente hanno un tempo e siamo obbligati a rispettarlo. Beh, sarebbe ideale, aspetta, ti dico quanto siamo, vuoi sapere? Siamo. Sì. Cioè, però continua a battere. Ma voglia, manco mezz'ora stiamo. Voglia qua quanto ce n'è. Questa è finisce qua la pista, capito? Ok. Quindi adesso noi continuiamo. Faccio un altro allora passaggio. Allora costruiamo qualcosa qui. È la nostra pista, cazzo. La pista abbiamo costruita. No, è pieno di palletti verdi. Però poi non possiamo comprarci un'altra pista se teniamo. Ma tanto andiamo a che è il banco, ma. Ma abbiamo finito, 180.000 hai chiesto, 180.000 forte di 5.000? Sì. Oh, cazzo. Fammi vedere. Vai. Ma questo è sempre la solita roba potremmo comprare. No, non basta, abbiamo già comprato. È una perdita di tempo. Ma l'abbiamo comprato per l'altra pista? No, è la stessa, guarda, sta lì. No, piuttosto andiamo a comprare un'altra pista. Come si fa? Dobbiamo andare più in cima? No, aspetta, vediamo un attimo se possiamo comprare tipo delle seggiovie più potenti. Vedi? Vedi? No, questo è dei ticket price. Alzalo. Perché ho fatto. Hai pulito la pista? Sì. Ok. 22, ovviamente. Beh, noi 22, stiamo sempre sì. Girati. E là possiamo anche settare. Questo qualcosa. L'abbiamo preso prima, abbiamo settato i prezzi. E magari per comprarla, dobbiamo comprare il pezzo in alto. Anche il pezzo in basso. Ma il pezzo in basso ce l'abbiamo già, è il nostro pezzo in alto. Ah, hai ragione. Allora, fammi salire. Oh no, o fa la curva cos'ha? No, finisce perché dopo diventa la 5. Metti la mappa? Dopo diventa la 5. Non è giusto, vedi? Ma la 5 è nostra. No, la 5 è questo però vedi ce l'ho da blu. Secondo me possiamo comprare, se compriamo questo ci abbiamo la 4. Se no, il blu è il colore della pista, No, vedi sì, che... sopra è rosso, sopra è blu, è nero, li vedi i pallini sopra? Ah, hai ragione anche tu. No, secondo me però noi non abbiamo... Bisogna capire se sti impianto sto 5... Il punto del... Fa gira?
Andiamo a prendere il. Andiamo sopra. Dovevamo andare in giro con Gira... il salvataggio. No, andiamo a prendere il coso. Il gatto delle nevi. È ma va più piano che a piedi. Sì, però intanto facciamo la pista. Così è pronta per quando la compriamo. Che prima gliel'abbiamo rovinata. Saliamo fino sopra e sopra compriamo. Quindi tutto il lavoro di prima per distruggere tutto è stato tutto sprecato. Esatto. Adesso gliela risistemiamo. Ma io vorrei un cumulo di neve da spostare con la benna davanti. Ma quando non c'è neve si può fare. Mo ci sta un sacco di neve. È stata una buona stagione questa. Hai visto? Allontana un po' la visuale. Sei andato a sciare, lo sai. Sì, sono stato a sciare, ma sono stato male. Ammalato e ammalato e che nevicava dalla mattina alla sera, sì. La risistemiamo quando facciamo. Sì, sì, sì. Sì, la risistemi, però il problema è che ne hai lasciato dei buchi. A questo punto devi coprirli tutti. Ma coprili. No, prima preferisco andare sopra. Per vedere se ce la vendono. Sì. Mamma mia. Sono campione comunque, eh. Cioè, guarda che come ti sto a battere sta pista. Tanto guarda loro come ne approfittano, passano subito dove ho battuto, vedi, sono sciatori che ne capiscono. Il suo relax, dai. Perché ridi? Io sono esterrefatto. Da cosa? Da questa roba. Ma io non riesco a capire, questi giochi li fanno tipo su commissione perché c'è una società, un produttore che dice mi dovete fare questo, questo, no, questo no. O c'è un appassionato c'è un pubblico. Che esprime se stesso. C'è un pubblico. Pubblico. No, un pubblico. Il pubblico lo posso anche credere. Ma dico chi lo fa. Ah, chi lo sviluppa. Se esprime me devi se sapere, stesso. Per fare questo gioco, secondo me. Beh, dai, scusami, tutte quelle meccaniche messe in piedi, lo sciatore si fa male, te che batti, il fatto di spostare la neve quando non ha nevicato. Te che batti. Ma secondo tutto me ci vuole. Siamo arrivati, secondo me è quella lì. La casupola sì. A sinistra. È un GPS? Questo qua è solo GPS o fa anche telefono? Fa anche telefono, perché prima mi hanno chiamato per dirmi se era fatto male lo sciatore. Ma perché si gira da sola un po' la telecamera, un po' di questi movimenti strani, eh? Dai, fermo, voglio andare a vedere, secondo me è questo, dici, però... Questa mi sembra una baita di mezza strada. Esatto. Metti la mappa quella grande. Infatti non siamo ancora in cima. Da che lo capisci? Che secondo me siamo facendo questa cosa. Ah, qui. Sì, è vero, c'è la baita lì. Ma però perché non ci localizza sulla mappa? Non è un po' strano, è vero. No, si localizza dalla mappa, vedi, quando lo mettiamo così, infatti sta là sopra, vedi? Io ti prego, dopo mi dai... Vedi che è bianco? Sì, mi dai le statistiche di visualizzazione di questa cosa. Quando lo pubblicheremo? Sì. Bene. No, soprattutto riesci a tracciare se la gente arriva fino in fondo? Sì, assolutamente. Certo, allora... ce l'ho il numero che vedono tutto. Allora, assolutamente voglio sapere. Voglio sapere la percentuale di quelli che hanno abbandonato quando hai cominciato questa scalata. Ah, noia, proprio incredibile, eh. Dai, siamo arrivati comunque. Raccontaci, tu invece scia dove stanno? No. Come mai? Perché non ho le risorse. Spesso troppo quella figa. Giustamente, mi sembra anche corretto. Comunque è un problema però questa pista. Non malinterpretate, ragazzi. Perché non te lo voglio interpretare? È detto così. Qual è il problema? Comunque guarda com'è salito, già siamo arrivati a tipo un terzo buono. Sì, ma fai caccare con... cioè per me è una statistica di merda, devi essere al top. Non verrà mai nessuno a sciare in una pista. Ma questo è quello media. Che ti credi te questo. Perché tu vai a sciare nella vado merda. Vado a sciare a caraso, insomma. che la mia transasso è... Vai, andiamo a piedi adesso. Dove? È a comprare. Sì, destra, dov'è? Destra. Destra. Andiamo, guarda il pallino bianco, Ale. Qua, che sei compriamo la funivia. Sì, sì, sì. Ho bisogno di liquidi. Vedi, sono tutti andati a prendere la funivia. Prima che la compriamo noi, perché sanno che alziamo i prezzi. Dove vanno? A sbattere contro un muro, no, entrano in seggiovia. Che miseria. Vedi? Questa che ci dice. Comprala. No, buy station. Control tramway. Che significa control? Oh! Oh! Questa... Che cosa controlli? Non lo so, the tramway. Ma andiamo avanti e indietro. Là che c'è un bilanciere. Ah, perché devo farla andare a una velocità corretta. Vedi, che se vado troppo di corsa, dice sto andando troppo veloce. Così invece vedi. Dai, compensa. Stai sbagliando completamente. Vai, compensa. Tienilo in mezzo. E sta in mezzo. Sta andando perfetto. Guarda che roba. Grande minigioco. Ma questo è incredibile, questo, eh. Cioè, controllare la funivia e stare sempre premuto con su sulla tastiera. Non è... Guarda, devo stare sempre premuto con su. Ma perché non balla più? No. Se fermo balla sicuro, vedi? Sì. Si infastidisce. Basta se tengo su e no, sta attento a non farla oscillare. No, probabilmente oppure quando è brutto tempo. E che fa? Tanto non puoi spostarla a destra. Magari a devi compensare. È bellissima questa cosa. Questa è fantascienza. Scusami, c'è per caso l'eventualità che noi siamo su quel cavolo di coso e tutto il giro che abbiamo fatto? No. Tu credi che quando esci da questa modalità siamo su? No. È vero. Ma non tornare indietro, cosa e fai? Che faccio? Vado giù e poi? Dobbiamo andare a comprarla, dovevamo comprarla. Noi. Sì, ci sono. Ma non siamo, non c'è della gente. Io non posso uscire dalla cabinovia. Ma magari c'è.
scendo a valle, che ricominciamo. No, ma gira, magari, fammi vedere sopra. Perché la stai solo controllando tu? Non posso uscire. No, perché io sono anche controllore però della funivia. Però le nuvole sono belle. Sono anche controllore della funivia. Guarda che si formano delle righe strane. Cosa sono? È l'ombra. È l'ombra, ah. L'ombra della funivia. Noi siamo tipo, hai presente nel Signore degli Anelli quando arriva l'orda che si porta dietro? Facciamo l'ombra della funivia praticamente noi. Non devo andare troppo di fretta, attenzione. Boom! Eccolo qui. Adesso posso uscire però. No, che fail. Devi andare giù per forza. No. Scusa, moltiplico il tempo e la velocità del tempo. Cioè, è incredibile questa cosa. Veramente bisogna arrivare fino a valle. E che serve questa cosa? Non lo so. Io volevo comprare. C'è un treno, è passato un treno. Che palle. Scusa, aumento il tempo e fai ESC. Mettiamo il tempo più veloce. Ancora? Le opzioni, no, scusa, ESC. Fatto ESC. Se sarà opzioni? No. Ma come non ci sono le opzioni? Qua, forse? No. Non ci sono le opzioni. Una volta partito, quello è il. Ma tempo. No, 5 per, io lo posso. Prova a cliccare là sopra? No, un po', non pare, non ho un mouse. Oh, grandi previsioni. Cosa dice? Cosa dicono? Cosa dice il meteo? Dice. Non nevica un cazzo. Qua no, c'è un sole di merda, no, ci scioglie esatto, tutta la neve. Secondo me. Però. No, però meno 8 fa, dai, è freddo. Possiamo vedere anche i giorni dopo, però, Guarda, 9, vediamo. Grande domenica! È sabato che è un problema. Non è bello. No, non è bella la neve di sabato. Perché di domenica che ci rovina il pubblico. Però. Esatto. Bisogna stare attenti qua. Con una massima meno 1 e la minima meno 23, no, c'è un'esplosione termica di Marte. Comunque si potranno prendere i soldi semplicemente con la O. Ho scoperto senza andare al banco, ma anche comprare senza. Si poteva comprare senza. Ma scusa, ma perché non leggi almeno le due? Dove lei? Cosa leggo? Non c'è neanche il menu delle opzioni. Ma ci saranno delle istruzioni da qualche parte. No, non si sa. Prova un po' di tasti. Sto provando tutti i tasti della tastiera. Niente, siamo arrivati giù, mo adesso quando siamo arrivati giù, però la cazzata è che adesso siamo arrivati giù. No, ma tu ipotizzi che noi saremo giù. Ma tanto qui giù abbiamo il turbo. Rallenta, cazzo. No, è veramente incredibile. Ho ricevuto solo $84 di quello che potevo prendere, che era tantissimo, erano. Scusami, però il problema di adesso, gira, fammi vedere se la con. Acqua minerale per lo chalet. No, non mi interessa portare l'acqua minerale. Ma come? Faccio l'acqua? Dice, bevetevi la neve. Esatto, squagliate la neve, denai. No, stai scherzando. Non mi interessa, no, due minuti solo abbiamo. Voglio ma portare. 7.800 ci pagano. Abbiamo non ce l'abbiamo qui, il macchinino sta di là, non ce la facciamo. Non è lontano. Vabbè, accetta, dai. Al massimo non lo facciamo, dai, però vabbè. Dai, trasporto esatto the blinking green market share to fetch the goods. As soon as the words are on the sled, the PD map. Devi leggere per la gente. Dice devi portare un transport sled, che non ho idea cosa sia, al coso verde che lampeggia. Compriamo un transport sled, cercalo. Abort mission. Avanti. Houston. Avanti. Dai. Più veloce adesso. No, è che non capisco. Avanti. Aspetta, questo forse loader? No, solamente per portare la cosa. No, secondo me è un accessorio. No, è un accessorio. Guarda, se puoi trasportare la neve, quello, no? È un accessorio del. È come la lettiga per il morto. Tu dici? Sì, sicuramente sarà un cavolo di. Ma pure mettere la neve, il sale. Guarda, c'è un è top questo qui. Guarda, pure i cosi per. Non era qua. Dov'è che era? Dopo. Trailer. Ah, trailers, vedi? Mini tipper, small tipper. No, però per portare la neve quello ci sta scritto. E questo? Per portare la neve. Transport sled è il primo. No, ho visto. Vai. Sì, ma lo compriamo qui, ma abbiamo la cosettina di là. Ma ci compare qua? Dove ce lo fa comparire? L'ho spingi, comprato spingi. Io. Sarà qua di fianco. Ah no, ce l'avremo al là supermercato. Ma stai scherzando? No. Allora vai, prendi la lettiga. E quando come faccio? Sta in culo al mondo, ci abbiamo due minuti. Ah no, il tempo mi sa che parte da quando l'abbiamo preso, eh. Comunque non mi hai fatto comprare alla fine la pista lì sopra. Beh, dopo ci andiamo. Ma è là? Dov'è? È là. Dritto, guarda, la pista verde, il punto verde. C'è il rumore, possiamo alzare il volume, potete sentire gli uccellini che cantano. Lo sente la gente, lo sente. La gente la sentono. Che c'è? No, io non capisco perché tu ti ostini a fare queste robe. Non lo capisco, no? Perché? Perché non può piacere a nessuno questa roba. Ma non lo puoi sapere. Grande. Intanto qualcuno magari lo compra. Io fatemi sapere se qualcuno lo compra. Io lo voglio sapere. Magari qualcuno compra. Voglio stringere una mano. Voglio. Guarda che giro che ti ho fatto. Altro che tua bocca. Guarda. Sotto la macchina.
Dai. Guarda, è bellissimo. Non riesce a fare un 360, però. È bellissimo, eh. Quindi devi andare in negozio? Sì, devo andare a prendere il transport sled, che penso sia al negozio, credo. Sì, no, ah no, però e l'acqua invece l'hai da andare a prendere. L'acqua è vicino al negozio, sì. Ok. Con questa ripresa che mi hai messo così è difficilissimo guidare. Non sono io, non riesco a starti dietro preciso, così tipo. Vienimi dietro, eh. Che c'è? Sono come un bambino piccolo. Ok. Andiamo a prendere. Sarà qua? Sì, guarda, lo vedo già da qui. Grande, grande transport sled. Grande calesse? Sì, perché si può. C'è il calesse. C'è un calesse là. Figo, con i cavalli. L'hai mai fatto quello al traino al cavallo con gli sci? No. È fighissimo. Ah, con gli sci a cavallo? Sì, non l'ho mai perché fatto. C'è il cavallo davanti che ti traina in fila di persone per attraversare i pezzi pari. Dove sta? Devi andare a ovest. C'è un altro calesse. Eccolo. No. Ci siamo sopra, Non lo so, lo vedo anch'io. Eccolo laggiù. Non è molto comprensibile, Ok, caricata l'acqua, adesso devi andare. Guarda dove cacchio lo devi portare. Porca miseria. Vai 2000. Riusciamo a finire la puntata. Andiamo dritto, tu che dici? grazie, non mi fai vedere un cacchio, però. Non rovinare l'acqua? Esatto. Aspetti. Ma non è che l'ho fatto apposta, non lo vedevo. Ma scusa, ma dov'è la difficoltà se non puoi. Vai dritto, non riesco ad andare dritto. Se non mi metti l'inquadratura precisa, non riesco a vedere un cacchio. Aspetta. Mi spieghi la difficoltà se tutte le se puoi sbattere dove ti pare, andare sotto le macchine, se puoi fare quello che ti. Prova ad andare su di lì. Certo, vado su di qui. Che faccio secondo te? Guarda che c'ho. Non ce la fai. C'eri quasi, ci avevo creduto. E adesso? Sto andando al massimo possibile, la prendo più da di là. Se magari vai un po' inclinato, magari ce la fai. No, guarda, la prendo da di qua. Vedi, qua si riesce a prendere. Schiva. Jump! Non ha senso. Perché? Perché non ha senso. Dove stai andando? Di qua, Ale. Sì. Non ce la faremo mai, secondo me, in un minuto e mezzo, Questa è veramente una lotta contro il tempo, Quindi la difficoltà è proprio nel tempo risicato. Ma mi spieghi l'urgenza di 2 minuti per portare l'acqua? Perché si stanno tutti a morire di sete, stanno lì, fa un caldo. Con quell'escursione termica lì si sono svegliati, è finita l'acqua e stanno tutti morendo, secondo me. Andiamo. Secondo te ce la facciamo? Secondo me no, dovevamo prendere quello che andava più veloce di un minuto. Ho capito, sei tu che vuoi risparmiare sui mezzi di trasporto. C'è una miseria, questa è difficilissima questa. Un minuto. Se rallenti. Non rallento io, sta rallenta lui. Perché non stavo più in pista, è rallentato. Secondo me ce la potresti fare. Tu dici? Insomma, è veramente risicato. Però vedendo la mappa. Vai! È lui che no, rallenta. Non ce la fai. Secondo me invece sì. Qui hai tipo una curva gomito. Ok. Grande, manca poco. 34 secondi, non vediamo il verde. Deve essere quella baita lì. La baita sopra? Sì. Vai! Non accelera. Sei fermo. C'è la neve troppo alta, non ce la fa. No, non ce la fa la pista. Vai avanti. Cosa puoi fare? 14 secondi. Gente che sta morendo, no? Porca miseria. 6, 5, 4, 3, 2, 1. No! Mission fail. Miseria. Però veramente al pelo, veramente. Questo è un momento di suspense, hai creato suspense. Qua sì, secondo me la gente qua. Ma guarda, qui non cammina più. Ma vabbè, ma anche tu che ci vai, però hai rotto il scatto. Però il retro va bene perché giustamente lui dietro meno, ha sì, dietro cioè, al cingolo. Volevo vedere un attimo di comprare qua la funivia, voglio vedere che succede se compriamo la funivia. Quale compriamo? Qua ci manca un pezzo. Ho capito, quindi vuoi andare a comprare quella. No, va bene. Ah sì, no, scusa, andiamo a comprare. Scusami, Ne compriamo due? No, compriamo quella lì. Qui c'è un palcoscenico? Cos'è? Sì, perché si suona lì. C'è anche la missione, devi suonare. Questa che pista è? Alza la 17. Dove siamo? Siamo là. Guarda dove cazzo stiamo. Io volevo comprare la. Ma quanto? Guarda la 8 e la 4 che pista che t'ho fatto. Guarda la 8. È quasi arrivata. Volevo comprare la 5. Perché? Che c'è? Ci vogliamo fermare qui? Sono le 9.52 del mattino nel tempo del gioco. Sì. Ma cioè è il primo giorno ancora. Esatto, siamo partiti alle 7:30 all'apertura delle piste. Guarda, comunque secondo me 5 le piste per, chiudono. 5 per, quindi vuol dire che dura una giornata diviso 5.
Quindi 6x4 24, 5x4 20. No, non dura tutto il giorno però, perché hai visto, non era tutto il giorno. No, però lo stesso le ore sono 9.54, cioè 24 ore il ciclo. Secondo me no. Che non ci sia nessuno. Secondo me no, invece. Già, fai un salto, no? Hai visto quello lì? Comunque siamo già, abbiamo già sforato. Sì, abbiamo sforato. Detto, abbiamo sforato. È incredibile, è incredibile. Dai, e qua c'è il coso indistruttibile, no? Finito, quindi qui finisce in tragedia. Grazie per averci seguito, vogliamo sapere quanti di voi lo compreranno. Ah no, però giustamente probabilmente molti ci chiedono, vediamo se riusciamo molti a molti ci chiedono, perché gente chiede qualcosa. C'è la gente che già ci chiede diverse informazioni. C'è ad esempio il multiplayer, sono anche le piste sbloccabili, perché noi abbiamo visto, adesso siamo sulle Alpi Svizzere. Ok. Ci stanno che i vari scenario. Esatto, quindi comunque però, è interessante, secondo me. E tu me per far vedere bene lo fai vedere qua. Volevo vedere quanto costava. Avvisarvi del costo, andiamo. Ma tu a le compri tutte queste cose, ti danno un codice. Certo. Queste le compro io con i miei soldi. Le faccio regalare da papà. Allora, il ti costo... Vuole, ti, vuole, ti vogliono da dietro, scusate un secondo. Il costo è... Adesso vi dico quanto costa il gioco, perché è importante. 8,99€, che è anche un prezzo... Più vabbè, che dignitoso. Più che dignitoso, perché il gioco... Per ore e ore il e gioco ore... potrebbe esserci un sacco di roba da fare, con, vedi, la versione con la carriera, e c'ha anche il multiplayer. No, aspetta, che cos'ha? Ha la licenza ufficiale di Pist & Bully? Ah, c'ha i veicoli ufficiali. Ah, supporta anche il volante? Mo che ci penso, potete anche montare il vostro Logitech o qualsiasi volante per giocare. E per rendere ancora più longevo include l'SDK per fare le mod. Esatto. Per fare l'editor, DLC, per esportare. C'è tutto come vedete. E c'è il ciclo giorno notte. E Skyrim. E multiplayer per giocare con i vostri amici su internet o in LAN. Quindi 8,99€, un acquisto consigliato. Ok.